Give More Than You Take è il titolo della mostra personale di Prachaya Pintong, un artista thailandese che per la prima volta espone in una istituzione italiana. La mostra è una collaborazione tra la GAMEC di Bergamo e il Centro d'Arte Contemporanea di Bretigny alle porte di Parigi ed è infatti una mostra a cura mia e di Pierre Balblanche. Questa è una mostra che racconta, diciamo, un'esperienza che l'artista ha fatto direttamente, perché nel frattempo era venuto a conoscenza di questo fenomeno di spostamento della manodopera thailandese, quindi dal suo paese di origine, in Svezia durante l'estate, proprio per, come dire, per raccogliere fragole e bacche spontanee. Quindi lui è andato a lavorare, insomma, per due mesi in questo stato, in questa condizione, per in un certo senso documentare un fenomeno che è un fenomeno appunto di sfruttamento, e ogni giorno mandava attraverso un SMS il quantitativo di chili di bacche che aveva raccolto, chiedendo ai curatori di raccogliere l'analogo di questi chili in oggetti che fossero destinati ad essere gettati via. Questo è, insieme ad altri lavori che sono in mostra, è un lavoro che fondamentalmente non ha una sua forma, cioè nel senso che ogni volta il curatore o il collezionista o chi sia che è responsabile dell'allestimento di questo lavoro ha solamente dei numeri che sono appunto un determinato sono circa 550 chili di fragole che lui ha raccolto, di bacche che lui ha raccolto durante questi due mesi di permanenza in Lapponia. Nel caso di Bergamo ho deciso di accumulare l'analogo di questi 550 chili in terra che è stata estratta per permettere di costruire le fondamenta dell'estensione della Pinacoteca Carrara. Fondamentalmente ci sarà una sorta di collegamento tra l'esperienza che Prachaya Pintong ha fatto in Lapponia e un qualcosa di molto specifico che ha a che fare con l'istituzione, con la città. My name is Prachaya Pintong from Thailand. This particular show started last year in 2010. Where I came to pick a berry instead of being in the residency in Paris. Instead of that, I go to Lapland and then work side by side with the Thai people who pick the berry there. I try to, what I believe in is that before I going to make a translation, I would try to be as much as possible to understand what it is by doing it. What I have done there is become sort of is weighed as a kind of memory and experience that transform into anything that could be. Il secondo lavoro in mostra invece è una torretta di controllo che si può trovare nelle foreste in Svezia. Una notte ha smontato una di queste torrette, l'ha inviata in Francia con la richiesta appunto di riallestire nel modo in cui preferivamo queste poche esse di legno. Un altro lavoro in mostra sarà invece un sito internet che durerà solamente nell'intervallo tra le due mostre ed è invece l'unico posto dove sono state raccolte tutte quante le immagini, sia fotografiche che video, che lui ha realizzato per documentare la realtà dei contadini thailandesi in Svezia. Well, we start in the morning and then wherever we don't have a map. We just have the kind of feeling going somewhere that, you know, but you cannot just see only from the where you park the car, but you have to walk up to the mountain and you have to go like deep enough to see if there's a field that hasn't been picked. Like for example, I get lost every day, and I was experiencing some kind of quiet moment, silence, and then you are being in the jungle, surrounded by this the same kind of trees everywhere, and once you hear some sound or that move, you really
is really shake you, and you have to shout, and you have to call somebody, and you have to, you know, this is kind of instinct that is coming out that you don't need to perform and anything. When we heard about the bear killing a man in the wood, and we found out that there was in the news that there was a guy got killed, but he couldn't we couldn't find the body, so it's only the back. I mean, there's no communication in the camp because the Swedish people cannot talk Thai. The Thai cannot talk Swedish and they cannot speak English. So I was in the middle of this. This is all what I try to have you in pictures, that I was also a photograph some of the everyday life that I spend with them, and then put on the website, which is really a contemporary website, you know, just like really temporarily, basically. Un altro lavoro in mostra è un lavoro di dimensioni molto contenute, ma dal mio punto di vista molto potente come messaggio, perché è il guadagno che l'artista ha realizzato in 2 mesi di lavoro. Convertiti in euro, questi 2 mesi di lavoro gli hanno fruttato al netto delle tasse qualche cosa come meno di 300 euro. Ma quello che mi interessava di questo lavoro non è solamente il suo, come dire, valore di denuncia, ma soprattutto il fatto che tutta la mostra ha a che fare con la conversione delle cose da un loro stato in qualcos'altro, mentre il denaro è l'unica cosa che viene presentata nella sua evidenza, quindi nel suo realismo più crudo, più estremo.